Allora, ho appena prelevato la macchina di Samauto e adesso vado a Chor. Furian è il consigliere Usai. Tra l'altro, visto che l'altro giorno, non so se avevi visto, siamo andati a recuperare la macchina di Flavio che era rimasta a Silea, volevo dirgli che volendo se viene qua di Samauto, che sei anche l'officina e fa le revisioni, quindi vado a prenotargli adesso una revisione della macchina senza che lui sappi niente. Oggi c'olemo, quale c'olemo? C'olemo la nera? No, oggi c'olemo l'XV arancione. Oggi c'ho l'emo librida perché ho deciso di sparagnare benzina. Tra l'altro, se voi c'ho questa macchina, non che sarà esattamente questi adesivi, questi potremmo tirarli via se vuole ciorvela. Se no, se vuole ciorvela con gli adesivi, la costerà di più, come ho deciso. Oppure potremmo autografare il cofano con le chiave. Allora, mino li trovo. Mino li trovo. Strada di Guardiella. Strada di Guardiella è questa? Niente. Ok, dico trovati. Eccoci. Che abbiamo fatto? Giorno, ma pensavo che strada di Guardiella fosse solo quella, no? Che fosse sì. Ma perché non sapevo che era anche questa strada di Guardiella? Adesso dovessi attaccare fuori. Giorno, come te? Buongiorno, benissimo. Beh, siamo già registrati? Secondo me ho registrato che non lo trovavo. Allora, ragazzi, che qua perdersi a San Giovanni è dura, cioè. Se due strade. Mico ho visto il Cernecca passare per strada di Guardiella a 188 circa chilometri orari. Mi tacco questo. Sì. Poi come sei a caffè? No, beh, lui sempre, ne ha sempre bisogno, sì, vero? Assolutamente. Ma te ne offri in quel posto là? Sì, sì, sì. Nel posto offro del potere? Assolutamente. Cos'è il posto del potere? La cassa. Ragione. No, andiamo nella stanza dei bottoni. La stanza dei bottoni. Oggi ero emozionatissimo. Ti eri emozionatissimo? Per questa intervista. Sì. Assolutamente. Ma a casa te che hai detto? Sì, che ho detto. Cos'hai detto? Non si vergogni. se mi racconti la pizza, cosa hai detto la pizza? Mia fiancia che ha messo a ridere, sì. E invece mia moglie mi ha detto ma mi ha contedito. Sì, quando devo lavorare mi ha detto ma no, ma se l'intervista Gomagna sughetto con le sepe senza bavarioli e adesso con la camisa piena di Comunque, veramente sono molto emozionato perché sono vostro fan. Non solo de Macete, ma anche dei Crampi Elisi. E dei Brutti Personi. Sì, aspetto ansiosamente il Sanremo 2000. Esatto. Sono dei pochi che sa tutte le formazioni. Perché se tu ti fa un casino, capisci bene. Noi stessi, sono più bene. Piazza Oberland. Piazza Oberland. Il consiglio regionale. Mentre Piazza Unità è la sede della giunta regionale. La regione si divide in la giunta in Triestina e la zonta. La zonta. La zonta. La regione si divide in presidente del consiglio regionale. Sì. Federica. Sì, giunta regionale, che sei assessori, e dopo c'è il consiglio regionale, che è un organo separato, che sei presidente del consiglio regionale e tutti i consiglieri. 49 siamo. Sì. E c'è la sede Piazza Overland. 49 consiglieri pieni di pila, che aveva ancora quella roba che dov'è voi del Movimento 5 Stelle restituire? Cioè, dov'è? Assolutamente. Sì. Assolutamente. Sì. Sì, sì. Quindi te devi stornare. Devo farsi periodicamente un versamento su un conto che dopo devolvemo nell'ultima legislatura che abbiamo dato praticamente quasi tutto al fondo sviluppo delle regioni per le piccole e medie imprese. Sì. A parte una donazione quando sta il terremoto in centro Italia. E in questa legislatura adesso per il momento abbiamo dato un contributo per il progetto Ecoscuole, praticamente sì, per promuovere l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile. Comunque sì, anzi adesso che ha reso diciamo più sicuro il fatto che, insomma,
che ti dà veramente i soldi, perché sta anche qualche furbetto, per fortuna pochi, però che prima faceva la richiesta di bonifico e dopo il giorno andrà. Adesso invece è in qualche maniera garantito che il versamento viene fatto. C'è un esercizio spirituale, cioè quando, soprattutto le prime volte, quando magari se non ti restituissi mensilmente, mai, no? Ma ti restituissi, che ne so, dopo 4-5 mesi, che ti fa questi assegni da 10.000 euro, cioè sta male, l'amante trema. Sì. Ascolta, tua moglie te che mai guarda negli occhi, tua moglie te che mai guarda negli occhi, te che ha detto, ascolta. Mia figlia, allora, sto mese, se ha rotto il tubo del bagno, come se? È il muto. E allora? Sei il muto del pagamento. Sei il muto del pagamento. Esatto. Sì, sì. Mia figlia mi dice, ma perché non ti può andare con un altro partito? Ecco, finissi questa avventura, cosa fa dopo? Torno a fare il mio lavoro. Mi facevo il fisioterapista. Che bello! A Ruiano. Ma dai? E quindi lavoravo, cioè, era sicuramente una cosa molto più pratica, te vedevi subito, insomma, in maniera. I risultati. Qua invece te ciacoli tantissimo e ogni tanto te vedi qualche risultato. Invece là, bene o male, insomma, le persone, te facevi una consulenza per prescrivere carrozzine, te facevi fisioterapia, un che aveva mal di schiena, te vedevi immediatamente. Vabbè, ma scusa, ma per la campagna elettorale, metti che ti decidi di andare per sindaco. Massaggi per tutti. Ma no, vabbè, raddrizziamo la schiena alla città, cioè consulenza, te lega tutte, te potremmo dire delle robe bellissime questa roba qua. Amico, con tutti i commessi, i colleghi, tutti che mi chiedi consulenza, con male alla spalla, fisioterapista, se quei lavori che quando ti va a cena, quando ti dici sono fisioterapista, tutti quanti finiva, no? Tu chiedi. Fa conto che dal momento in cui te mi hai detto sono fisioterapista, esatto, che avevo una voglia di dirte, sì. 15 robe. Se no bisogna cercare qua dei parcheggi. Vabbè, ma scusa, ma ti te son consigliere regionale, no. Cioè te che poi testa il mondo, non assolutamente no. Non si può, no, per principio. Ma che o se no bisogna parcheggiare in corruzione. Cioè, non si può essere arroganti con questi consiglieri regionali su queste robe. Lei non sa chi sono io. No? Ma sì, no, assolutamente no. Ma dai. Sono come gli altri, anzi, è il rischio. Qua c'è un parcheggio. Sì. E il rischio una volta che te entri dentro è appunto di montarsi la testa e di dimenticarsi cosa succede fuori. Cerco di stare in commissione, stare in aula, stare dentro quando devo studiare, ma dopo incontrare le persone fuori, perché la vita sta fuori. Ascolta, ma quando te ne hai incominciato, no? Siccome ti venivi da tutto un altro ambiente, quanto te eri terrorizzato? Che vuol qualche mese, i primi 6 mesi, diciamo, per capire come funziona il consiglio regionale, dove che sei gli uffici, che avere una prima legge di stabilità o bilancio per capire come funziona. Però dopo, insomma, il primo mese te vaghi praticamente cercando dove devo andare. Te cerchi di studiare i regolamenti, di capire dove che sei gli uffici. Dopo ti posso dire, ho visto consiglieri regionali che ha fatto varie legislature, insomma, se ha fatto quei puoi far tutto. Ah, sì. Quei che dà speranza. Ma se un ruolo, secondo me, questo nella società, quei che dà speranza. Beh, anche nella musica, se arriva quei, te vuoi che non arrivo mi. Allora, dobbiamo pagare il parcheggio. Certo che essere qua con un consigliere regionale e pagarsi il parcheggio è una tristezza. C'è vero, guarda. Non ho moneta. Oggi siamo con la macchina ibrida. Con la macchina ibrida te ga dovessi avere anche un'ora gratis di parcheggio. Quindi te ga un'ora di parcheggio. Ciao. Gratis. Te ga. Il parco c'è anche 4.000 euro del contributo regionale. Sì, contributo regionale e contributo nazionale che se puoi sommare. Se puoi sommare. Sì. Se l'auto ibrida o elettrica, roba così. In caso macchina ibrida, mi pare che sei 4.000 euro. In questo caso sei anche i nostri adesivi. Dovessi quindi essere ancora di meno che costi per sì. Quelli. Che noi abbiamo sempre lo scopo di parlare talmente bene della macchina che a un certo punto ne la regala. Non è ancora successo. Per chi sia delle spinazze. Sì, secondo me, anzi, bisogna fare una forzatura politica su sta roba. Dai. Forza. Un emendamento. Il consigliere regionale Andrea Ussai farà un emendamento a ciò che la macchina ibrida di Samauto venga regalata a Furiano e Cernecca. Abbiamo già detto che chi che si fotografa davanti alla macchina, sì, in cui c'è questa roba qua, che volendo poter rubare. No, non sai che dire. Volendo poter rubare. Non sai che dire. Poter rubare, andate a Samauto e vedo un gadget. Andiamo a c'ho il caffè adesso o andiamo a prima? Sì, andiamo a c'ho il caffè, ma in regione andiamo a c'ho il caffè. Andiamo a c'ho il caffè in regione. Con arroganza. Come si andava quella roba sul gioco d'azzardo alla fine? Che mi ricordo che era una tua battaglia questa, sì, qua. Alla fine adesso è ad agosto incomincia a entrare in vigore la distanza delle slot dai luoghi sensibili e quindi si discuterà molto entro l'estate. E poi dovrà essere dei controlli, quindi, dei vigili, esatto, a seconda, perché devi essere a una certa distanza dalle scuole e dalle, sì, chiese. Scuole, chiese, impianti sportivi, luoghi di aggregazione per anziani.
bancomat, praticamente tutto il centro della città diventerà slot free praticamente. No, venirà chiuse le scuole. Questo è giusto, chiudevo le scuole, no, licenze. Non ancora stare i giochi sulle scommesse, che ha ancora 2 anni per adeguarsi, ma in tutte le altre, gli altri esercizi pubblici. Però non si può mettere le slot fuori dalle scuole a una distanza, e neanche fuori dalle cese. Dentro sì, cioè, dentro quindi sì, non c'è nessuna legge che vi vieta di metterle dentro, ok? Grazie. Ben entrati. Ciao, guarda. Comincia la nostra ascesa al potere. Questo sia il palazzo di vetro. Guarda che roba. Dai. Ecco l'ufficio di Andrea Ussai. L'ufficio questo era il segno della scorsa legislatura. Ah, che bello. Guardate le lacrime di Andrea Ussai. È una casa praticamente. Sì. E qua in quanti sei? Casetta con giardino. C'è solo tuo questo? Questo è solo mio. Adesso arriverà a 200 euro. Questo è per non dimenticarmi gli obiettivi della legislatura. No, come si chiama tua moglie? Come si chiama tua moglie? Come si chiama tua figlia? Ariel, mia figlia, sì. E Joannick, mia moglie. Ariel, Joannick. No, volevo dire che ben che poteva venire i muri di quella. Cioè, la pitturata che davi. E questo è il disegno che faceva mia figlia De Piccia, super condizionata dal lavoro del papà. Brutta ferriera, fa tanta puzza. Ah, meraviglioso. Tutti sono contro la ferriera. Cos'è? Ferriere, mano odore, fumo cattivo. Adesso, Andrea Ussai fa finta che abbia fatto sua figlia sta roba, ma in realtà che ha fatto lui ieri. Era una proposta. Questa è la prima proposta di legge. Questa è la prima proposta di Andrea che ha fatto lui. Perché dopo anche politicamente si cresce all'interno, no? Sì, ma effettivamente non si è scritta la firma, secondo me è sua. Quanti anni l'ha adesso? Per la festa del papà. Questo è il consiglio regionale. Ah, è fatto benissimo, guarda, le bandiere. Ah, ma dai! Anche le bandiere. Ma infatti non mi sono candidato, non mi sono mai candidato a Roma, perché cioè il fatto di accompagnare mio figlio a scuola la mattina a giocare con lui di sera è impagabile. Per il sindaco, no? Cioè so che adesso sei un poco prematuro. Walter, secondo me, sbrega. Sì, no. Batti anche di piazza. Rischiassi di far fare un sacco di voti e questo è preoccupante da certi punti di vista. Ascolta, però, fermo secondo calcoli della regione, fermo secondo calcoli. Allora, ragazzi, se mi entro, cioè se entra Walter, dimentichè. Mettite là e fatelo tutti sul computer in regione. Chiedi che il politico dottor tutti qualcosa e prenderà. Ti trovo una soluzione subito, vai. Ma come fai a rilanciare l'economia? No? Scusi, e la sanità, le ambulanze che non arriva, come. Cioè che arriva tardi, il numero unico, mi telefono. Oh? Adesso scrocchiamo ai contribuenti. Contribuenti, sì, no? sì. Con i soldi dei contribuenti noi andiamo in banca. No, adesso sei soldi del consigliere regionale. Che però che arriva dai contribuenti, quindi comunque. Contribuenti, noi... comunque. Quindi se lo stiamo pagando soldi praticamente. Ah, no, questo casino. No, stavo parlando con il consigliere Ussai e noi abbiamo scoperto che se quando voi volete venire qua e controllarli potete farlo, perché potete andare in consiglio regionale, vedere il consiglio a seguire il consiglio regionale, si può seguire anche da casa tra l'altro sul sito della regione. Quanto dura un consiglio regionale? Dipende, può durare mezza giornata o può andare avanti un giorno, anche la notte. Allora qua siamo nell'aula. Ah sì, là c'è il presidente del consiglio regionale, quindi non Federica ma là. Zanin, presidente del consiglio regionale, e lui decidi quando togliere e dar la parola. Togliere e dar la vita, pensavo. Togliere la vita al consigliere. Qua sotto sta il presidente della regione, che è Federica. Gli assessori intorno gli schiavi quasi dove gioca quei videogame sei verde, quindi sei il casino. quasi la destra, quasi i consiglieri della destra, dell'ASE i consiglieri della sinistra, qua invece quasi Lega
Lega, okay. E sopra Movimento 5 Stelle è Patto per l'autonomia, gli autonomisti. Diciamo. Che sia anche, cioè a livello nazionale, adesso è un casino, perché come se le divisioni, cioè a livello nazionale tra opposizione, a livello regionale è tutto altro. Sì. Sì. Noi non vi gira la testa. Votiamo nel merito di quello che ne viene proposto e basta. Non guardiamo chi che proponi le cose. Basta. E basta. Cioè, non è solo il problema, ne serve sta roba, se utile. Serve, se utile per i cittadini o non se utile. E se voglio venire a vedere la Sora in alto, dove sono quei tipo i vetri, se lo spazio per il pubblico. Quindi adesso usciamo. Secondo sei in Furlan? Ah, sloveno e tedesco? Sì. Questi niente, non si sfida niente di Trieste. No, non si sfida niente di Trieste, ma noi non ci lamentiamo perché se un dialetto, no? Non si è considerata lingua, ingiustamente. Sì. Ascolta, il tuo supereroe preferito oramai è una domanda ricorrente che dobbiamo fare a tutti. Mi risento fortemente dell'influenza di mio figlio, che è in una fase di transizione, perché l'altro anno si è vestito Spider-Man e quindi avevamo tutti i Lego, avevamo un sacco di Lego Spider-Man, Spider-Man nero, Spider-Man rosso, quel con le ali, insomma. Per cui, Fausto le ali. E adesso invece si è avvicinato al mondo di Star Wars e quindi la forza si è con te, anche se mio figlio adesso si è buttato sul lato oscuro della forza. Ma devi sperimentare, giusto. Quindi l'altro giorno che lo comportai in asilo era vestito tutto di nero col mantello Darth Vader. Cosa fa Darth Vader? Che al posto della spada ha una racchetta che si illumina, la racchetta per i mussati Darth Vader. Questa è la classe. Perché è semplice, tutti i travestiti, non so se si può mandare. C'è una classe di travestiti? No. Se tutti i vestiti. Spider-Man. Beh, non so neanche una faccia, mandi. Sì, ah, se poi. E questo quasi è il mio figlio. Wow. Beh, ha ragione, devi sperimentare il lato oscuro della forza. Cioè, per forza, se è necessario. Come si vede i prossimi 10 anni a Trieste? Trieste. Mi aspetto che il Porto Franco Internazionale di Trieste venga riconosciuto per quel che è. Adesso è un passaggio importante che è in qualche maniera il riconoscimento che serve assolutamente a superare i blocchi, insomma, che vengono fatti dalle dogane per fare la trasformazione anche in regime di Porto Franco. Quindi questo potrà rilanciare in maniera significativa l'economia. Per creare ricchezza e valore aggiunto serve che la merce arrivi, ma che in qualche maniera venga trasformata, no? Okay, perciò quindi, che succede sta roba, in qualche maniera bisogna servi in qualche maniera un'interpretazione autentica del fatto che il nostro è un Porto Franco internazionale e in qualche maniera deve essere riconosciuto a livello nazionale, a livello europeo, questa cosa qua. Adesso a breve sarà finita il primo lotto della piattaforma logistica e dopo partirà gli altri lotti. Quando sarà finito i lavori sarà circa 100 campi di calcio, per cui insomma un'altra città praticamente. Il futuro è Trieste, se quel che è anche il suo passato, che è il porto. E che cartella allora ti fuori da Trieste? No? Mi posso dire, sai che scrivi quei cartelli Trieste città della Barcolana, Trieste autogirade, sì. Trieste città di Walter. Ti costa scrivessi Trieste città? Devi valere poi bon. generico, racchiudi lo spirito di Trieste. Devi valere poi bon. Essere triestino è una filosofia. Mi penso che avemo abbastanza materiale per ciò in giro. Sì, per rovinargli la vita. Te doppiemo, te famo di robe. Te devi mettere una buona parola per venire con noi a Patuanelli, scusine. Lo vedo stasera. Ma dighe, cioè, ti fa una puntata di macete. Assolutamente. Disiamo per lui perché così si fa un po' di visibilità. Ah, sì. Tra l'altro, sono una tra le persone più intelligenti che mi conosco. Quindi non venirà, allora qui te vuol dire, ma che è difficile che venga. No, ma lui viene. Aspetta, se comunque tra le persone più intelligenti che conosci, compreso oggi. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole, se ciò di Rosini.